siamo qua alla finalissima 3 ottobre di Premio Nilla Pizzi 2020, terzo anno. Elena Ballerini con noi. Buonasera a tutti, buonasera. E qui con noi c'è Marco Rettani. Solo così, ho capito. Va bene, però raccontaci qualcosa, cosa vuol dire condurre per la RAI, insomma, tanta roba, non come me, insomma. No, perché sono con la RAI, con Rai Gulp, ho fatto la mia prima gavetta, dopo un po' di anni sono passata a Rai 2, ma quello che magari molti non sanno è che io sono una grande appassionata di musica perché nasco come cantautrice. Infatti qui alla finale ha condotto meravigliosamente le semifinali, lei tra l'altro canta benissimo, io lo posso garantire, ma tra l'altro appunto l'hai anche dimostrato. Una cosa veloce a Regina. Questa volta non la facciamo cantare, Regina, ti sto lontano. Ciao ragazzi, tutto bene? Vestito di bianco, bello come il sole, l'avete riconosciuto, accento inconfondibile di Bolzano, Marco Carta. Di Bolzano, bellissimo, buonasera a tutti, ciao. Come va? Tutto bene Marco, invece vogliono sapere i nostri telespettatori come va a te? Io sto bene, siamo qua in questa kermesse pazzesca fatta con grande fatica quest'anno, devo dire la verità. Abbiamo lavorato per mesi, nonostante il Covid siamo riusciti a portare a casa un bel risultato, un sacco di ospiti, io non mi cito neanche, ma i ragazzi bravissimi. È con noi, per chi, quei pochissimi che non l'avessero riconosciuto, il grande Lele Mora. Grazie, è vero, quella tigre che c'è in me non era Mina ma era Nilla Pizzi. Devo dire che per me è stata come una grande mamma e una donna che mi ha dato la possibilità di girare il mondo, di conoscere tanti capi di Stato, che dove c'era lei c'erano i numeri uno, c'erano i più grandi. E devo dire che oggi ricordarla e rivedere alcune immagini di tempo fa mi commuovo, ma perché? Perché Nilla era veramente unica e anche rara. E allora dal cuore di Lele Mora, da Nilla Pizzi, vi diamo appuntamento all'anno prossimo. E dal Salso Maggiore è veramente tutto, un caro saluto da Andrea Biandrino per TG Events.